Buongiorno, tutti bene? Tutti tranquilli? Forse non tutti. Magari andasse tutto bene, però continuiamo a pregare e continuiamo a essere anche uniti fra di noi perché sento e leggo di tante persone che mi scrivono, che ringraziano, che salutano, che sono veramente confortati da questo nostro appuntamento quotidiano. A volte arriva un po' più tardi, abbiate pazienza, ma arriva tutti i giorni. Allora, intanto vi vorrei ricordare che da lunedì prossimo entra in funzione l'aiuto che lo Stato dà a quelli che ne hanno necessità con i cosiddetti buoni spesa. Ogni comune per i propri residenti ha appunto una certa somma da dare alle persone sia per la spesa di generi alimentari e sì anche per medicinali. E c'è un sistema. Il più semplice è quello di telefonare a questo ufficio che il comune ha istituito appositamente per questi aiuti. Io mi permetto, anzi, vi do questi numeri, così voi da lunedì potete telefonare e se avete queste necessità, usufruirete di questo aiuto. Poi le condizioni per avere questo aiuto non è che saranno tutti, saranno quelli che hanno necessità e quindi lo verificano attraverso questa telefonata. Il telefono proprio per questo tipo di aiuti è 0541 42 89 01 oppure la finale 02, sempre con questi altri numeri che vi ho detto. È importante che vi annotiate questi numeri perché chi ha bisogno non viene abbandonato mai. In questi giorni in particolare ci sono diversi aiuti. Vi ricordo sempre anche la nostra Caritas parrocchiale che anche questa mattina mi ha confermato, oggi è venerdì, che oggi pomeriggio dalle 15 alle 18 sono presenti i nostri responsabili della Caritas parrocchiale che non fanno entrare dentro nelle stanze, negli uffici, non si può, però basta bussare e bussate e vi sarà aperto e vi sarà dato un pacco di robe di genere alimentare, cioè quanto quello di cui avete bisogno. Questa è una cosa da ricordare. Poi ho già ricevuto telefonate in cui mi si chiede diverse cose riguardanti la Settimana Santa, la Pasqua, eccetera. Adesso io vi dico sinteticamente alcune di queste cose che poi dopo di giorno in giorno cercheremo di vivere e ve le spiegherò giorno per giorno, perché adesso dirvele tutte di tutta la settimana rischiate di dimenticare. Però vi ricordo anche che troverete sul sito della parrocchia Santi Angeli Custodi Riccione, troverete anche lì il calendario della Settimana Santa fino alla Pasqua compreso, con tutti gli orari delle funzioni liturgiche della Settimana Santa che noi manderemo in diretta, quindi orari, è bene guardarli perché in diretta potrete partecipare, assistere a questi momenti molto belli e molto importanti della Settimana Santa. Poi, chi non potrà partecipare in diretta, naturalmente troverà questi appuntamenti che io vi elencherò e li troverà naturalmente anche registrati su YouTube a qualsiasi ora, però noi suggeriamo, io suggerisco, anche la Chiesa suggerisce, soprattutto i momenti più importanti del Triduo Pasquale e della Pasqua, di fare in modo, di organizzarsi in modo che in famiglia, genitori e figli, insomma chi è in famiglia, si fermi in quell'ora, in quella mezz'ora in cui c'è una diretta per partecipare veramente a questi momenti per noi cristiani molto molto importanti, perché viviamo momenti di angoscia, momenti di paura, momenti di tristezza, momenti di domanda, momenti di ringraziamento. Nella Settimana Santa veramente viene compreso tutto e l'aiuto sarà formidabile. Oltre a quello che ci stanno dando i medici, la medicina, tutti quelli che lavorano per il bene degli ammalati, intanto io mi sento confortato perché è una settimana intera che non ricevo telefonate di lutti in parrocchia. Ve la dico questa cosa perché è una cosa buona, io non vi ho elencato i lutti del mese di marzo, che purtroppo sono stati diversi, ma da 8 giorni non ho più ricevuto telefonate in questo senso, quindi lo dico sorridendo perché
grazie a Dio, le cose sembra, insomma, almeno qui anche da noi, che stiano andando meglio. Quindi continuiamo a rispettare le regole che ci hanno dato e ne abbiamo un beneficio tutti quanti. Allora, il primo appuntamento, che è quello di domenica, la Domenica delle Palme. Voi, Domenica delle Palme, già da domani sera, che è sabato, avrete la Messa delle Palme o Messa della Passione, perché si incomincia, si chiama Domenica delle Palme o Domenica di Passione, perché inizia la settimana in cui noi ricordiamo la Passione e la morte di Gesù, che culminerà comunque nella Pasqua di Risurrezione, che è la festa più importante per noi cristiani. Allora, per la Domenica delle Palme troverete la Messa, ma domenica a mezzogiorno, la Domenica delle Palme, vi avviso già fin da ora, faremo in diretta, reciteremo in diretta l'Angelus, solito che diciamo durante tutto l'anno alla domenica, e poi darò anche la benedizione delle palme, quelle palme che ieri vi ho ricordato, o le rimediate come un ramoscello d'olivo, chi può rimediarlo, oppure i bambini, gli avevo dato il compito, lo ripeto, di disegnare un ramoscello, una palma, di metterla nel vaso lì sul tavolo dove voi avrete preparato una specie di altarino, dove metterete anche questo disegno, questa palma, e magari anche un segno sacro, un'immagine sacra, perché darò questa benedizione. Di giorno in giorno poi saranno elencati tutti gli altri avvenimenti. Vi ricordo anche di stare tranquilli, perché il Sabato Santo benedirò anche le uova e l'acqua, chi vuole l'acqua benedetta in casa. Quindi questo sarà fatto il Sabato Santo. Vi ricordo anche, per tranquillizzarvi, che sarà fatta anche l'adorazione lunedì, martedì, mercoledì, con l'appuntamento anche che io vi aiuterò con l'esame di coscienza per ricevere il perdono dei peccati, delle proprie colpe, fare questa confessione intanto direttamente così con Dio, con la promessa poi di fare la confessione sacramentale dal sacerdote appena sarà possibile. Quindi, siccome domande per la confessione, per l'adorazione, per la benedizione delle uova, dell'acqua, cioè, tutto sarà fatto in diretta e tutti saranno aiutati a vivere queste, diciamo, tradizioni cristiane pasquali, che sono importanti perché hanno un significato importante. Il perdono di Dio, l'Eucaristia, eccetera, che celebriamo, sono per noi fondamentali. Spero di essermi spiegato e voi seguite e vedrete che sarete tutti contenti. Adesso preghiamo la preghiera che rivolgiamo sempre per le persone sole che soffrono, per i bambini, per gli ammalati negli ospedali, per gli ammalati nei ricoveri, per gli ammalati in tante abitazioni, per le persone che sono sole. Queste sono tutte queste intenzioni, e queste persone che ho elencato sono tutte da ricordare assolutamente al primo posto. Poi preghiamo anche per noi, per tutte le altre cose, ma la prima preghiera è per chi soffre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricordiamo sempre anche i nostri defunti e anche tanti altri defunti che non conosciamo, ma li vogliamo ricordare tutti. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Invochiamo sempre anche il nostro angelo custode, che ci preservi e ci tenga lontano da ogni pericolo e da ogni male. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E naturalmente in alto i cuori, e sempre che la gioia del Signore sia in tutti noi e in tutti voi, sempre. Oggi non racconto barzellette, abbiate pazienza, perché è meglio di no in certi momenti, però
la gioia sempre. Vi auguro tanta gioia e tanta pace nel vostro cuore. Ciao a tutti.